Sì, pensavo che fossi quel mostro orrendo che abbiamo... Visto! Abbiamo visto robot pulitori, per sbaglio, da lontano. Stiamo a una favola. È fuggito appena ci ha visti, vero Quill? Sì, una strana creatura volante, niente di cui preoccuparsi. Oh, e a proposito di creature strane, scommettiamo che la squadra verde ha problemi di parcheggio? Beh, per oggi basta con le scommesse. Sì, hai ragione. Raggiungiamo il punto di incontro. Io sono Groot. Nessuno! Era solo una scusa per sparare in giro. Sarà meglio che non ci abbiano abbandonati! Eccoci! Le coordinate dell'incontro sono di là, ma dobbiamo superare prima i detriti. Cerco un passaggio laterale. Guarda che meraviglia! Io sono Groot? Un tavolo! Questo è un vecchio banco da lavoro modello T. Non li fanno più così solidi questi aggeggi. Ehi, Quill, vediamo se questa bellezza funziona ancora. Potrei ripararci la tua roba. Passami quel pezzo. E voilà! Già, possiamo passare di là se distruggiamo questa roba. Oh sì, perfetto! Grazie per il potenziamento. Sicurissimo, no? Dubito della tua definizione di sicuro. Sembra un po' malfermo. Statemi un secondo. Questo è pieno di schifezze! Ragazzi! Ho compagnia qua sotto! Lo passi voi! Noi cerchiamo un'altra strada! Porca vacca! È un piacere prendere a pugni questi affari! Sembra che ti stia perdendo un casino lì sotto! Non sai cosa ti perdi! Anche tu! Sta divertendo! Cavolo, Rocket! Che cosa ti sei perso? È stato uno spasso! Squadra Rocket! Oh, finalmente! Vi avevamo persi! In quella nave c'è qualcosa che interferisce con le comunicazioni. Già, qui c'è qualcosa di strano! E Quill è caduto in un altro buco! Ancora? Sto parcheggiando la Milano, ma Drax è uscito a cercarvi. Potreste trovare Quill prima di noi! Stiamo cercando di raggiungerlo! Ragazzi, dobbiamo migliorare il nostro gioco di squadra. Io non sto giocando. Ti troverò, Peter Quill. Descrivi i tuoi paraggi. Metallo vecchio, attrezzatura vecchia, tutto vecchio. Ok. Voi avete avuto fortuna? Non si tratta di fortuna. Peter! Fai un po' di rumore, così ti trova. Drax! Drax! Ehi, se proprio devi urlare, puoi mettere in muto la radio? Ehi là! Mi leggi del pensiero! Questo coso non schianta, non gli faccio niente! Uccidilo di più! Lo uccido più che posso! Questo coso
mangia Blaster a colazione! Quante volte devo spararmi? Peter Quill, nasconditi dietro di me, ti proteggerò! Non se ne parla proprio! Vado un po', relax! Per affermare la mia supremazia! Direi di sì! Lasciate divertire! Tocca a me! Cambiati i convocati! Pronto! Pensavo fossi più resistente! Bene. Esatto! Trovato qui il Verdolini? Trovato e salvato! Andate allora! Noi arriviamo! Facciamo solo una sosta! Ho lasciato la Milano vicino all'ultimo martello. Andiamo di là e intanto vi cerchiamo. È la mia bimba! Fra non molto la potrai vedere con i tuoi occhi. Io posso arrivare lassù, ma a voi servirà qualcosa su cui arrampicarvi. È sorprendente che l'agile assassina non ci abbia già abbandonato. Razzo! Almeno mi ha chiamata agile. Facci vedere come balli, Gamora. Guardate e imparate. Senti alla danza! È al suo posto sul collo. Drax, riesci a sollevare quel container? Questa è la forza di un guerriero catatiano! Qui va bene. Fatto. Ricorda questo momento, dovessi mai pensare di ostacolarmi. Ok, Rocket, siamo sulla strada giusta. Eh? Ah, giusto, bravi. Io sono Groot. Sei abbandonata, non è rubare. Noi... No, razzo. Rocket. Io sono Groot. Non ora, Quill. Rocket. Forse ha localizzato il nostro mostro. Non sappiamo neanche com'è fatto. Le informazioni erano molto vaghe. Non erano vaghe, erano sbrigative. Sarà un carinissimo piccolo... Dolce abominio da incubo. Lady Hellbender è una celebre guerriera. L'esemplare ideale dovrebbe rispecchiarne il potere. Appunto, una roba terrificante. Dissento. La forza ispira amore. Con un nome come Hellbender avrà ragione Gamora. Sarà terrificante. Da incubo, un vero super predatore. Violento e cattivo, più denti di tutti noi messi insieme, ali da pipistrello con artigli affilati, sputerà veleno o acido. O veleno acido? Spero che abbiate ragione, bramo una degna sfida. Di un pianeta dopo il passaggio di una di queste navi? Scavavano interi pianeti. La guerra imponeva di ottenere risorse rapidamente. I nostri sistemi ormai sono macerie che vagano per le parti. Erano sistemi di sabotaggio. Dipende da chi stava scavando. Notate anche voi qualcosa di strano qui attorno? Dici, a parte le radio che impazziscono senza motivo? C'era un motivo. Hai urtato quella colonna di rottami. Tu cosa? Stavo schivando una grandinata di macerie in fiamme. E le radio sono morte prima. Attenzione! Che? Ottimo tempismo! Abbiamo compagnia! Colpa dell'ultimo martello? Non l'abbiamo installato! Questo posto brulica di mostri! Nessuno il pasto della nostra preda non deve essere lontano! Ora pensiamo a non diventare noi un pasto! Dobbiamo ritirarci! Attenzione! Così non ne usciamo! Sembra che abbiamo svegliato l'intera nave! È onore anche nella sconfitta! Resisti, forza! Ah, e chi becca a vedo!
praticamente ovunque. Ridono di noi. Tuttavia, non possiamo ritirarci. Nessuno vuole ritirarsi, bestione, ma lo ammetto, là fuori è inquietante, Quill. Bastardi a sinistra, bastardi a destra. Allora è il momento di affrontarli a testa alta e di distruggerli. Siamo eroi da sbeffeggiare? No! Piuttosto sarò io a ridere di loro. Chi è con me? Non esageri! Non vedo l'ora di farli a pezzi! Ehi, Quill! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Con molto piacere! Sto meglio, grazie! Fatti avanti, mostro! Il ritmo della battaglia mi rende gonfio! Non volevo saperlo! Forza! L'ultimo martello va poco più avanti! Come lo sai? I miei sensi rilevano anche le più flebili vibrazioni! Davvero? No! Lo sto seguendo sullo schermo! La Milano dovrebbe essere oltre questa porta. Quando sono passata prima, era aperta. Chi lo dice che ho attivato qualcosa? Se la sarà chiusa alle spalle, Miss Morte! Scusami? A quanto pare funziona ancora. Fa un tentativo, Rocket. Attenti, genio al lavoro! Certo che se vuoi fai miracoli. Questa roba l'ha costruita gente che va in giro a bucare sassi nello spazio. Devo ammetterlo, quel parcheggio è un capolavoro. Thanos non tollera. Sì. Eccoci, ultima fermata. Vedo l'ora di uscire da qui. Questo posto sembra sul punto di crollare da un momento all'altro. E io di incontrare il mostro. Pensavo ti interessasse conoscere la cliente. È una rispettabile collezionista. Sta funzionando? Sì, sì, non temere, zuccherino. Zuccherino. Aio! Sta funzionando? Cosa? A me sembra che sia rotto! Non è rotto per niente! È normale che faccia questo rumore! Di che rumore parli? Voi non lo sentite? Che cosa? Siamo al mostro! Oh, è velocissimo! Guardatevi le spalle! Potrebbe essere velenoso! Lady Elbender ci pagherebbe ancora di più! Vai! Posto in meno in cui ripararsi! Bella pensata qui! La bestia si mostra formidabile! Sempre un buon presentimento! Può sempre fuggire! Dobbiamo cercare di rallentarlo! Dovevamo portare una rete! La prossima volta mi porto dietro un lanciareti! Ehi, sta giocando con noi! Un gioco che vinceremo! E quello lì che razzo è? Certamente non un mostro. Io sono Groot. Adorabile. È più infeltrito di una capra sgardiana. Se portassimo questo essere alla regina dei mostri di Sechnarf 9, ci deriderebbe. E se lo usassimo come esca? Non dovevamo fidarci di quei martelli. Cosa?
Sono martelli di ultima generazione. È Mister Muscolo che si è lanciato contro la prima cosa. Ho ben più di un muscolo, sai? Ma che... Vedete anche voi quello che vedo io? Sì, quello lì è un mostro. D'accordo. Il riscaldamento è finito. È il momento di catturare un mostro e diventare ricchi. Nel nome di Ala, quello cos'è? Non un robot delle pulizie. Attenti! Questo posto cade a pezzi. Dobbiamo andarcene, ora! Dannate instabili rovine! Rax, via! Tenetevi le chiappe! Rocket, vai con la musica! Vado! Pensa a guidare, Peter! Una canzone per quest'uomo! Così mi piace! Occhio alla nave! Vista, l'ho vista! Non stai... Rax, che stai facendo? Sto tenendo le chiappe, come ordinato dal capo. Qualcuno mi dia una mano! Vanno bene 5 dita in faccia? Attenti! Macelli in avvicinamento! Passale via, quel! Qui serve precisione! Non pensarci neanche! È la strada più veloce! Peter! Devi dimorire con la coscienza sporca, assassina! Non smerdare la mia nave! La mia nave! Oh! Ora! Fammi guidare! Ammazzerai tutti! Non siamo ancora morti! Forse sì! E questo è l'inferno! Non essere ridicolo! Qui manca il gelo eterno di Saturno! L'inferno è gelato! Ai catatiani non piace! Mettetevi una maglietta! Visto? Un gioco da... Bruto dice occhio! Grazie per l'avvertimento! Ehi, vuoi che prenda io il comando? No, è tutto a posto! Si vede! Occhio! Non ammazzarci, Quill! Ho ancora un sacco di roba da rubare! Ce la faremo! Schiaccia il tasto blu! Quale tasto blu? Quello del turbo d'emergenza che ho aggiunto! Vuoi smetterla di aggiungere cose mentre dormo? Dai, gas, Peter! Non è questo il momento di fare rifornimento! Oh, che bomba! Mi piace questo tasto blu! Però marcia dappertutto! Non ce la faremo! Ce la faremo! Forse! Ecco l'uscita! Ultima volata! Un ultimo respiro! Sì! Questo si chiama vincere, signori! Vincere? Hanno mangiato il nostro mostro! Se riesci a scappare tutto intero... Allora hai sbagliato qualcosa perché sei dovuto scappare. Che non sono i Nova Corps, non i Nova Corps, non i Nova Corps. Sono i Nova Corps. Denominazione Alas Hope. Hai detto Alas Hope? C'è una cosa che devo fare, torno subito. Dobbiamo liberarci di quell'animale, subito.
Dico sul serio, Peter, se rimani sulla nave, finiamo tutti in galera. Nessuno finirà in galera, è un innocuo lama dello spazio. Innocuo? Ti ricordi Inacubi? Non direi, no. L'hanno carbonizzato perché un idiota ci ha contrabbandato un Exolon. Espellerò la bestia nello spazio. Ehi, 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 nessuno espelle un cavolo, ci fa sembrare colpevole. Potrebbe trasmettere il morbo di Zefron. E per questo Draxlon nasconderà nel vanno di carico segreto dietro le piante di Groot. Peter Jason Quill. Sono serio, il secondo nome. Ehi, Corel! Come va? Quanto tempo è passato? 2 o 3 anni? Ti trovo bene. Sei abbronzata? Sei caduto in basso, più del solito. Corel, ascolta, non è come sembra. Che sei un rigattiere che ha violato l'area d'accesso più limitato dello spazio? In compagnia di ladri e assassini, a quanto pare. Ehi, uccidere per soldi non è omicidio. Piacere di vederti, Corel. Dai, Corel. Mi conosci, ne abbiamo passate tante. È vero, ho fatto cose losche dopo la guerra. Molto, molto losche. Ma rubare! Vi ho appena beccati a uscire dalla zona di quarantena. Tecnicamente è vero, ma non stavamo rubando. Certo. Peter Quill, ho trovato questi oggetti nel vano di cui mi hai parlato. Non c'era più spazio per l'altra cosa e questi. Peter Quill, del pianeta C-53. Ai sensi della legge galattica ZXP-47, dichiaro te e il tuo equipaggio in arresto. Scusa, per... Scusa, posso richiamarti? Dimmi che non è una cassa di roba super illegale. È una cassa di roba super illegale, che si dà il caso che sia anche molto preziosa. Sul serio? Cosa? Siamo su una nave Ravager, anche le stupide paratie sono rubate. Non possiamo tenerle entrambe. Espellerò la cassa nello spazio. Espelli la cassa e ti sciolgo la faccia! Le armi della Milano sono vecchie di 4 generazioni, Quill. Quella roba ci serve di più che uno stupido animale da fattoria. L'animale da fattoria potrebbe essere un biorischio di classe 3. Vuoi finire nel kill? Nascondi la cassa di Rocket. Peter! Vuoi rischiare tutto per un lama spaziale? Riuscirò a convincere Corel che il lama è innocuo, mi conosce. E io conosco Corel. Non certo quanto me. Ti sei fatto uno sbirro? All'epoca non era uno sbirro. Il punto è che so come uscirne, ragazzi. Dovete solo fidarvi di me. Io sono Groot. E quella è la sua squadra d'abordaggio. Non ha tempo da perdere con pirati della vostra risma. Non siamo pirati, siamo eroi mercenari legalmente costituiti. Sì, proprio così. Controlla nell'archivio, zucca di latta. Nova Corps, permesso di licenza 67398/2. Giardinieri della galassia. Cosa? No! Rocket! Beh, ho detto a Groot di riempire i moduli. L'ho corretto nella postilla. Non siete sicuramente gli eroi più famosi sulla piazza, ma rientrate di certo nella top 5 dei nomi più fichi. Membri in attività. Groot, Flora Colossus. Ultimo della sua specie, intrepido e amico migliore dell'universo. Rocket, vero e proprio supergenio e mago degli esplosivi. Di certo non un procione. Gamora è la figlia adottiva di Thanos, donna più letale della galassia. C'è altro da aggiungere? Drax il Distruttore, spietato pluriomicida ed eroe della guerra galattica. Tipo scontroso. Ultimo e meno importante, Peter Jason Quill. Tutto qua. Non hai scritto altro. C'era un limite di caratteri. Ecco, permesso, devo solo... Cadetto Gold, cosa ci fai qui? Non lo sai, davvero. C'è scritto qua: training schedatura prigionieri. Sono una recluta. Non sei un po' giovane per i corps? Non sei un po' vecchio per quei capelli? Meglio verificare con il capitano. No, ha firmato lei naturalmente. Sai, è precisa se deve firmare roba. Se posso, signore. Il vero problema qui è la norma 7A sulle calzature dei prigionieri. I suoi stivali razzo sono in palese violazione.
bene. Sono decorativi. Ottimo, cadetto Gold. Ottimo, addio al piano B. Non ci serve un piano B, lasciami fare. No! Tu non fai un bel niente, pirata. Tu obbedisci. E ora in riga. È ora di andare. Ehi, occhio alla giacca. Cadetto Gold, conosci i protocolli d'arresto? Alla perfezione, signore. Dunque... Innanzitutto chiedeteci scusa. Siamo oneste persone d'affari impegnate in affari onesti. Non eravamo a caccia di creature illegali in zone illegali. Facciamo come dicono. Quando vedremo Corel le spiegherò. Il capitano non vi riceverà. Secondo il protocollo dobbiamo portarvi dritti in cella. Fermi dove siete. Ci sono problemi? Sì, niente forza del credo, niente energia, niente contenimento. Ah, una scintilla. Ci pensano i nostri tecnici. Dicono... È oltre la loro comprensione. Come possono riparare ciò che non capiscono? Tranquillizziamo il grande unificatore. Riattivate gli scanner. Che razzo è un grande unifrigitore? Grande unificatore Raker, capo della Chiesa Universale di... qualcosa. Era alla deriva nella zona di quarantena. Stava cercando Dio, a quanto pare. L'abbiamo beccato come abbiamo beccato voi. Solo che io conosco il capitano. Come dicevo, se poteste dire al capitano... Mamma ha detto chiaramente che non vuole vederti. Ecco quel... Aspetta. Ha detto mamma. Tanto per chiarire la questione mamma. Tieni duro! Quill! Prenditi da qualche parte, Quill! No! Ragazzina, sei viva? Ragazza nuova! Sì, almeno credo. Fammi vedere se tu... Cadetto Gold, giusto? Nikki! Piacere di conoscerti, Nikki. Ok, Nikki, ecco il piano. Salta e aggrappati alle mie gambe mentre io mi tengo con forza. Non mi sembra proprio un bel... Fidati, ragazzina! Ce la faremo! Visto? Tutto perfettamente normale. Una favola. Ok, è stato fantastico. Grazie. Mamma se la sarebbe presa se avessi perso un prigioniero. La tua mamma, giusto? Forza, andiamo via di qui. C'è una porta blindata, lì dietro saremo al sicuro. Vieni, dammi una mano. Pronto? Insieme. Tra 3, 2, 1. Vai! Ok. Dobbiamo muoverci. Di qua. Detto Nikki. Oh, stammi lo sapevo vicina. Che quella nave aveva qualcosa che non andava. Chi va a cercare Dio in una discarica? Oh no, brutta storia. Dammi un secondo. Forza. Potrei rendermi utile se i miei stivali funzionassero. Norma 3C. Vietato riattivare le calzature. Dai, posso volare fino a... No! Sei il mio prigioniero. Va tutto bene. Come no? Ah! Ok, ci tocca trovare un'altra strada.
Ma veramente? Tranquillo, è tutto più o meno... Ok. Ho già detto quanto sono utili i miei stivali razzo. Ok. Posso farcela? Non voglio metterti fretta. Ci sono... quasi... Sì! Andata! Per di qua! Ottimo lavoro! Grazie! Anche tu te la sei cavata bene, pirata! Chiamami Star... O Peter, o salvachiappe di Cadetti Nova. Ok. Peter, senti, ho delle buone notizie e altre un po' meno buone sui tuoi amici. Mi hai sentito? Comincia da quelle cattive. Sono stati registrati e sbattuti in cella. E quelle buone sono? I tuoi amici non sono morti. Uno di loro sembra particolarmente attivo. Deve essere Rocket. Le celle lo rendono nervoso. Dove credi di andare? Voglio controllare che il posto sia sicuro, sai, da tutto quel... fuoco? Andiamo, di qua saremo al sicuro. Cacchio! Sono scoppiati i tubi. Non dovremmo usare quel tuo affare per chiamare qualcuno? Non ci serve aiuto, so quello che faccio. Blocchiamo il fuoco, così passiamo. Certo, ma saranno tutti preoccupati. Capitano scompare. La figlia del capitano è pur sempre un soldato. Calma. Ecco, visto? Non preoccuparti per me. C'è già molta gente che lo fa. Per quel che vale, per me vai alla grande. Stai veramente cercando di sfuggirmi di nascosto? Hai appena detto che vado alla grande! Sì che vai alla grande! Nella top 5 dei miei ufficiali d'arresto! Ecco, allora per favore mostrami lo stesso rispetto che mostreresti a un altro ufficiale! È proprio quello che sto facendo! Da non credere! Sì, me lo dicono spesso. Quel robot è truccato? Cosa? Ah, sì. Quello è Itz. Io conosco tutti i robot di questa zona. Sono miei amici, diciamo. Ne ho riprogrammati un po'. E gli hai dato dei volti? Forse. Ok, wow. Certo, ignorami e vai a infilarti in un vicolo cieco. Norma 2B. Ai prigionieri è vietato allontanarsi. Le hai memorizzate proprio tutte, eh? Tua madre lo sa che vieni a giocare qui. Non credo. Ma cos'altro dovrei fare? Non è che qui ci sia molta gente della mia età. Sai, neanch'io avevo molti amici alla tua età. Certo, c'è da dire che ero in prigione, però... Quindi mamma aveva ragione su di te. Era una prigione Kitauri. E io un bambino. Ho un sacco di domande. C'erano anche i tuoi in prigione? No, mia madre... è morta. Non conosco mio padre. Come fai a conoscere mia mamma? Abbiamo combattuto insieme su Mercurio. Era... è una testa calda. Una vera tiranna, direi. Autoritaria. E rompipalle. Sei una bambina, Nikki. Non sai cosa sia meglio per te, Nikki. Esci dalla capsula d'emergenza, Nikki. Sono sicuro che nessun bambino sopporta la propria mamma. Poi, da grande, capisci che avevano ragione quasi sempre. Vabbè. Ok, ci siamo quasi. Quasi dove? Vedrai. Di qua. Se è un modo per fuggire dalla nave di tua madre, è il caso di dirmelo. Potrei o non potrei essere super interessato. Sai, voglio solo essere sicuro che non sembri un sequestro di persona. Cosa? No, no! Oh, wow! Non ridere. No, no! È fichissimo! È il tuo nascondiglio segreto, giusto? Molto meglio delle celle. Adesso ce ne andiamo. Voglio solo vedere come sta Ultimo. Sono partiti i giroscopi. Vai con calma.
Qualcosa mi dice che tu e Rocket andreste d'accordo. Oppure non vi sopportereste. Una delle due. Quella specie di procione? Sì, sembrava adorabile. Voglio dire che anche lui ama un sacco la tecnologia. Ehi, questo è Mercurio, giusto? Dovrebbe rappresentare una battaglia in cui ha combattuto mamma. C'eri anche tu, no? Oh, sì. Tua mamma era là di riva prima che arrivassi io con i Ravager. Potresti aggiungere anche questo. Vuoi che ti metta nel disegno? Per una questione di accuratezza storica. Questa è la tua mamma, che vince la guerra da sola. Lo so che non ha fatto tutto lei, ovviamente. No. L'ultimo assalto è stato un gran lavoro di squadra. C'eri anche tu? Io ho contribuito alla guerra diversamente. Pirateria? Razzie, che sono, sai, la versione bella della pirateria. Questo è Krilar? Sì. Roba vecchia, da bambini. Adesso sono molto più brava. No, no, è bello. Macabro, ma bello. Ehi, roba segreta. Vietato toccare. Niente adulti, capito? Comunque, io qui ho finito. Meglio tornare indietro, prima che mamma si incavoli. Sì, l'ho già vista arrabbiata. Però, ecco, non sono più una bambina, no? A me lo dici. Quindi, tu mi capisci, giusto? Cioè, se dovessi veramente parlare con mia mamma e dovesse venire fuori l'argomento Nikki, perché la verità è che non avrei dovuto... Non vuoi che venga a scoprire del tuo nascondiglio? Tutto chiaro? Sì. Né di tutto il resto. Tutto il resto, tipo... Che ho una chiave d'accesso per certe zone della nave, la storia dell'addestramento, il fatto che fossi nelle vicinanze degli hangar... Insomma, tutto quanto tu non mi hai mai vista. Una mano? Sì! Andata! Mamma! Ti spiego. Nikki, sto bene. Dico davvero, mamma. Benissimo, neanche un graffio. Nel nome di Ala, che ti è preso? Infiltrarti in una squadra d'arresto? Girare con dei criminali? Presunti criminali. Potevi morire. Hai idea del castigo che ti aspetta adesso? Mamma, hai promesso di lasciarmi più libertà. Libertà non è mentire ai miei ufficiali, né andare in giro di nascosto. È colpa mia se la nave di quello è... esplosa. Le zone riservate sono riservate per un motivo. Mi tratti come una prigioniera. Sei una bambina, mi ascolti quando parlo. Ehi, è stata una giornata difficile, perché non facciamo un bel respiro? E ammettiamo che potremmo aver fatto tutti degli errori? Controllate l'incendio e che l'hangar sia sicuro. Comandante. E scoprite perché lo shuttle del predicatore è esploso. Il grande unificatore Raker rifiuta di cooperare. Trovate un modo, allora. E voi due, con me. Avrei dovuto saperlo. Hai reagito male, come fai sempre. Lo stava dicendo anche Peter. Ah, lo diceva anche lui, eh? Peter si sarà espresso male, come gli capita spesso e volentieri. Ti consiglio di ignorare quello che ha detto e preoccuparti di quello che dico io. Per quel che vale, Nikki mi ha salvato le chiappe. Se l'è cavata alla grande, tu devi essere orgogliosa di lei. Detto da te, Peter vale decisamente poco, in effetti. Ma perché lo stai trattando così male? Ascolta quello che ti dice. Non mi interessa quello che dice. Ultimo piano, alloggi del capitano. Finalmente. Attivare isolamento. Isolamento attivo. Che c'è? Vuoi ammazzarci? In teoria queste porte si aprono solo con un mio comando. Sì, lo so come funziona. Io credo di no. Riesci sempre a superare tutte le misure di sicurezza di questa nave e voglio sapere come. Potresti mostrarmelo? Mamma! Seriamente non so di cosa tu stia parlando. Mi ricorda l'ultima volta che sono rimasto chiuso in un ascensore. Ero con questa ragazza a sciare, lei... Ma che cos'hai che non va? Lei era una persona adorabile. Per favore, qualcuno mi faccia uscire da qui. Resteremo qui finché non mi dirai ciò che voglio. Ma se sai già tutto quanto? No, invece. So che sei una calamita per i guai e che sei sempre nelle zone ad accesso limitato della nave. Sono piccola, ok?
e mi infilo dappertutto. Non basta per superare la sicurezza. Né il controllo dell'hangar, né il tunnel di manutenzione, e nemmeno il sottolivello in cui vi ho trovati. C'era quell'anomalia del sistema, ricordi? Sì! Sì, la sicurezza era disattivata. No, non lo era. A me sembrava disattivata. Stai veramente mentendo per difendere una dodicenne? 12? Wow, avrei detto almeno 16. Peter! Che c'è? Dico che sai il fatto suo, è una ragazza sveglia. Fin troppo, continua a superare la sicurezza. Sempre che tu non abbia un accesso di livello 6 per la mia nave. Come immaginavo. Nicolette Gold, svuota le tasche. No! Svuota tu le tasche! Nicky? Cosa? So che mi nascondi. Colpa mia! Sì, tutte quelle porte bloccate le ho violate io. Le hai violate? Sì, sono un hacker, violo le cose. Tipo... Io gliel'ho detto che era riservata. Questo non spiega gli ordini falsificati. Non so cosa dirti, mamma. Il tuo personale di sicurezza dorme in piedi. So solo che non ti nascondo niente. E che non lo farei mai. Non finisce qui. Disattivare isolamento. Quindi, posso andare a dare una mano nell'hangar? No, puoi tornare nei tuoi alloggi e restarci per le prossime 30 rotazioni. Ma mamma! Attenzione, o diventano 30 cicli. Ah. Giornataccia, eh? Shuttle esplosivi, intrusi nella zona di quarantena, bimbe scomparse. Non ne hai idea. Ciube! Pazzesco, ce l'hai ancora? È tutto intero, su Mercurio c'erano tipo 1000 gradi. Più che altro erano 1000 cicli fa. Puoi tenerlo se vuoi. È tutto tuo. E gli ho ordinato di proteggerti. E aspetto che continui a farlo. Soprattutto ora, che a quanto pare hai una figlia. Una figlia dodicenne, che durante la guerra non avevi. 12 anni fa, quando noi... Peter. Quando vi abbiamo fermati, in parte ero contenta. All'inizio. Ma dopo tutti questi anni non sei cambiato. Per niente, sei sempre il solito... Sono cambiato! Pagherò la multa, qualunque sia. Dammi 3 cicli. Ti dimostrerò che non sono più... quello che stavi per dire quando ti ho interrotta. Vorresti pagare 8000 unità in soli 3 cicli. Wow, ok, sono un sacco di soldi. Pensavo che forse potrei... La multa non è negoziabile. I miei uomini hanno trovato un biorischio di classe 2 libero per la tua nave. E nient'altro, giusto? Ok, ok. Avrai i tuoi soldi in tempo, no problem. Questa cosa dei Guardiani della Galassia, manca pochissimo a farla decollare. E se non avessi addosso queste manette, potrei farti vedere subito quanto manchi davvero poco. Perché so già che me ne pentirò. Oh, ma dai, quando mai ho... No, non te ne pentirai. Promesso. Ti do 3 cicli, Peter. Non 4, non 5, 3. Contattami quando avrai le unità. E se poi non lo facciamo? Il dispositivo installato disattiverà la tua nave e finirete in prigione. Ricevuto, non ti deluderemo. Ma che cavolo, Peter? Hai
detto che ci tiravi fuori. L'ho fatto. 8.000 unità sono una cifra irrisoria. 8.000 unità? È una cifra monumentale. E come li troviamo tutti quei soldi in tre cicli? Rapinando una cavolo di banca, immagino. E va bene. Ci hanno multati, ok? Eh sì, abbiamo un tracciante nuovo appiccicato alla nave che ci spegnerà i motori se non paghiamo entro tre cicli. Ma almeno non siamo su una nave prigionieri. Per il momento. E dai, ragazzi. Tu sei Drax il distruttore. Hai ucciso Thanos. Così dicono. E ti fai spaventare da una multina? Gamora, in pratica sei un agente M6, ma sexy e in gamba. Puoi fare qualsiasi cosa. Eccoci siamo. Rocket, tu sei un vero genio, il tipo piuttosto che conosco. Da quante prigioni sei già evaso? 7. 7. Io sono Groot. Tu sei Groot. Ragazzi, noi siamo una squadra. Dobbiamo soltanto capire quanto siamo al verde e pensare a un piano. Cercate nelle cabine. Cercate tra i cuscini del divano, sotto il banco di lavoro. Se trovate unità che avanzano in giro, prendetele. Lo farò anch'io nei miei alloggi. Va bene. Ecco perché non si va a letto con gli sbirri. Mettono bombe sulla mia nave! La mia nave. Ti tengo d'occhio, roditore. E questo cosa vorrebbe dire? È risaputo che i roditori accumulano noccioline, attrezzatura rubata, unità... Ah, ok, primo, non sono un accumulatore o un roditore. So che hai una riserva segreta nascosta sulla nave. Prendila, ora! Non c'è niente da prendere! Groot ha speso tutto su Contraxia e il resto l'ho dato a Quill e Gamora per i codici d'accesso alla zona di quarantena. Plausibile. Va a infastidire qualcun altro. Sì, lo farò.